Continuano gli appuntamenti per celebrare il 70° anniversario dello sbarco alleato sulle coste salernitane. L'operazione Avalanche, che il 9 settembre del 1943 accelerò il processo di liberazione d'Italia dalle forze nazifasciste. 100.000 uomini tra inglesi, americani e canadesi sbarcarono sui lidi salernitani tra Ponte Cagnano e Pestum, accolti festanti dalla popolazione locale che solo il giorno prima aveva gioito alla notizia dell'armistizio che il governo Badoglio ottenne dal generale Eisenhower, comandante delle forze americane. 70 anni dopo, l'associazione Parco della Memoria della Campania ricorda quei giorni con una serie di iniziative che dal 5 fino al 9 settembre si svolgeranno principalmente nel Museo dello Sbarco a Salerno, in via Clark, il generale americano che 70 anni fa nello sbarco comandava la Quinta Armata. Questa mattina all'auditorio del museo si è tenuto il convegno Il mare racconta la storia, Folco Quillici illustra i tesori sommersi nel Golfo di Salerno. Nella serata di domani invece in Largo Barbuti una mostra fotografica racconterà la Salerno dal 1943 ad oggi e al Teatro dei Barbuti ci sarà la consegna del premio Barbuti Mario Perrotta 2013 all'imprenditore Orazio Boccia. Il 9 settembre, ultimo giorno della manifestazione, ci sarà un annullo filatelico per celebrare il 70° anniversario dell'operazione Avalanche. Alle 10.30, incontro con le delegazioni delle ambasciate di Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, e qualche ora più tardi, alle 14.30 del 9 settembre, ci sarà una visita e un omaggio ai caduti al cimitero del Commonwealth.